Giovanni, tu sei madrelingua spagnolo. Quando hai iniziato a studiare italiano? Ho studiato italiano da 2 anni fa perché prima ho visto questa borsa di studio per gli italiani residenti all'estero. Mio nonno è nato qui a Trento e pertanto ho deciso di chiedere un posto per questa borsa di studio. E pertanto prima ho ricevuto una borsa di studio per studiare l'italiano online con il corso AINCOR. Questo è andato bene e dopo, quando stavo studiando nel quarto anno della mia laurea, ho visto che esisteva anche una borsa di studio per andare all'Università di Trento. E pertanto abbiamo deciso con mia mamma di fare questo corso di italiano e anche un corso con una professoressa che parla italiano nel Cile. Quali strumenti usi per studiarlo? Prima ho cominciato con una professoressa di italiano, ma anche ho utilizzato i medi delle canzoni e anche i film italiani per poter imparare. Perché non è lo stesso parlare l'italiano con una persona che parla spagnolo o italiano che con l'accento nativo. Quali cantanti ti piace ascoltare? Le canzoni prima le ho ascoltate in spagnolo perché sono cantanti famosi in Sud America come Laura Pausini, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti. Le prime parole che hai imparato in italiano. Le prime parole, questa espressione, come dire dai o anche mamma mia, che è un po' simile allo spagnolo. E le più difficili? Le difficili sono come queste parole che hanno questo suono con la SC, come il pesce, scendere e anche il verbo uscire. Che prima per noi era un po' difficile per la gente che parla lo spagnolo. Ci sono parole italiane che ti fanno ridere? Sì, esistono alcune parole come questa che si chiama la chiocciola per voi, che per noi la gente che parla lo spagnolo significa arrova, non ha un senso chiaro. E queste parole come il verbo salire, che per voi è salire sull'autobus e per noi significa uscire. E anche questa espressione come essere al verde o alle mani bucate. Hai visitato il nostro paese? Cosa ti piace? Cosa ti ha colpito? Questa è la volta che sono qui in Italia, sono arrivato da un mese fa e ho conosciuto adesso solo la città di Trento e è abbastanza bella, perché io nel Cile abito vicino alla spiaggia e qui le montagne per me sono bellissime. Bene, Giovanni, ti facciamo un grande in bocca al lupo per lo studio della nostra lingua. Grazie della cartolina. Un saluto a tutti la gente che parla lo spagnolo e anche sta studiando l'italiano, e voglio anche dire un questo in spagnolo. Saluto a tutti e un piacere parlare con voi.